Oltre 110 anni di storia e di lavoro fondati sui principi della mutualità e della solidarietà. Comunità trentine e venete insieme per progredire, questa è la promessa della Cassa Rurale Bassa Vallagarina che presenta... Bentrovati al primo appuntamento del Daily del Film Festival della Lessinia, giunto alla 16ª edizione. Siamo a Bosco Chiesanuova e alle mie spalle il Teatro Vittoria, sede di tutte le proiezioni del Film Festival. Io sono Alessandro Tanassi e vi accompagnerò da oggi, sabato 21 agosto, fino a lunedì 30 per raccontarvi tutto ciò che succede nel Festival. Nella sigla avrete sicuramente riconosciuto Mercedes Stalenov, vincitrice della scorsa edizione. Andiamo a rivedere. Carmen Liborati. Si apre dunque oggi la corsa alla conquista della 16ª Lessinia d'Oro, oltre 200 i film tra lungometraggi, documentari, corti e film d'animazione arrivati alla segreteria del festival. Lessinia che verrà consegnata il 28 agosto dal direttore del festival Alessandro Anderloni, che abbiamo sentito durante la conferenza stampa di presentazione nella sede della provincia a Verona. Si riparte proprio dai registi che hanno imparato a seguirci, a cercare questo festival, a mandare i loro film, a sperare di essere ammessi al concorso, ed è il lavoro svolto che ci ha portato a essere credibili a livello internazionale. Dei 200 film che abbiamo visto in questi mesi di selezione, 55 saranno a Bosco Chiesanuova, 22 i paesi rappresentati da tutti i continenti. Le storie sono storie di gente che vive in montagna. Tanti gli eventi speciali e un simbolo, l'orso quest'anno. Un bentornato all'orso. L'idea è nata quando nella primavera di quest'anno un orso dalla Slovenia è tornato a piedi sulle nostre montagne e abbiamo pensato, perché non dedicare un tributo una volta tanto non ad un regista o a un grande attore, ma a un protagonista della montagna. La prima giornata di festival si è aperta con ben tre eventi speciali: le proiezioni di Le Rupi del Vino, Ultima Fatica di Ermanno Olmi, già presente al Film Festival della Lessinia lo scorso anno con Terra Madre, e poi la prima parte di Viaggetto sull'Appennino dei registi Conversano e Grignaffini, e infine Grizzly Man del grandissimo Werner Herzog. Due film in programma tra poco, questa sera al Teatro Vittoria, il taiwanese Il Fiume delle Pecore Gialle e il marocchino Aspettando la Neve. Sedici anni fa il festival è stata una scommessa del curatorium Cimbricum veronense del compianto Piazzolla, scommessa vinta ovviamente, perché il festival ha imparato a camminare da solo anche grazie a una presenza importante, quella della Cassa Rurale Bassa Vallagarina. Un punto di riferimento di assoluta eccellenza nel panorama internazionale delle manifestazioni dedicate alla vita, alle tradizioni e alla storia della montagna. Un ringraziamento quindi e un apprezzamento a nome della Cassa Rurale e di tutti i soci a chi ha pensato questa manifestazione, Alessandro Anderloni, a chi nel corso degli anni l'ha sostenuta, dal Curatorium Cimbricum alla comunità montana della Lessinia che la sta sostenendo. La Lessinia rappresenta un gemello della Cassa Rurale. Anche la Lessinia, così come la Cassa Rurale, è una realtà territoriale a cavallo fra le due province di Trento e di Verona. È un confine, quello fra Trento e Verona, che noi non rileviamo dal punto di vista dei rapporti con le comunità, dei rapporti con le famiglie e dei rapporti con le imprese. E questa continuità sociale ed economica, oltre che territoriale, ci ha consentito di ottenere anche buoni risultati sul piano commerciale con la nostra presenza in quell'altipiano che per noi
è molto importante e al quale affettuosamente siamo molto vicini. La prima puntata del Daily del Film Festival della Lessinia si chiude qui. Vi ricordo che alla fine delle proiezioni, intorno alle 23, si potranno assaggiare gli gnocchi sbattui offerti dalla bottega Terra Cimbra. Un evento collaterale del Film Festival domani sera, domenica 22 agosto, al Palaghiaccio di Bosco Chiesa Nuova ci sarà la possibilità di assistere al Gran Galà di pattinaggio. Bene, grazie per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a domani alle 19.30 puntuali, sempre su Telenuovo. La Cassa Rurale Bassa Vallagarina, nata e cresciuta ad Ala da 20 anni, è presente in Veneto con 5 filiali e circa 1000 soci, i quali testimoniano la fiducia delle comunità d'Estradige e della Lessinia. La Cassa Rurale Bassa Vallagarina la trovi anche a Bosco Chiesa Nuova, Piazza della Chiesa, telefono 045 67 80 455.